Buongiorno, grazie davvero per essere con noi a Fabrizio Coccetti. Fabrizio è un ricercatore, lavora nel campo dei raggi cosmici, ha lavorato e collabora ancora col CERN di Ginevra, ma soprattutto adesso al Centro Enrico Fermi di Roma, nella famosa via Panisterna, dei ragazzi che è la bellezza di più di 80 anni fa hanno di fatto immaginato la moderna fisica nucleare, direi. Però Fabrizio è con noi anche perché da poco più di un anno e mezzo, da ottobre 2018, è capo degli scout d'Italia per la GESCI. Allora, ringraziarti ancora Fabrizio per essere qui con noi e per farci questa chiacchierata. Ti chiederei intanto di spiegarci cosa vuol dire essere capo degli scout d'Italia per la GESCI, quanti sono e cosa fai? Allora, caro Pietro, grazie mille dell'invito. Gli scout in Italia sono 185.000 quelli censiti nella GESCI, che è l'associazione cattolica più grande che c'è in Italia. E ci sono più di 2.000 gruppi, quindi su tutto il territorio nazionale. E quello è un po' il cuore dell'associazione. Cioè il fatto di avere 150.000 giovani e 35.000 capi, quindi un'associazione prevalentemente di ragazze e ragazzi, giovani dagli 8 ai 21-22 anni, la maggior parte degli scout. A servizio di questi 150.000 ragazzi ci sono circa 30-35.000 capi che li aiutano a portare avanti le unità, che si cerca le attività. Che si cerca di far sì che siano il più possibile nelle mani dei ragazzi, questo proprio per come è stato concepito il metodo Scout da Baden Powell, che ricordo ha scritto la manualistica per i ragazzi, lui ha scritto Scoutismo per ragazzi rivolto al ragazzo, il lettore è il ragazzo, quindi il metodo va nelle mani del ragazzo e il capo è un supporto come fratello maggiore, quindi un metodo esperienziale. A supporto poi di tutti questi, di questa struttura, di questi capi, eccetera, c'è una serie di strutture, le zone, le regioni, il nazionale, che ci siamo dati proprio perché siamo un'associazione che è fondamentalmente unitaria. E quindi la capoguida, il capo scout, perché noi abbiamo il ruolo di donna e di uomo con pari responsabilità per ogni livello, quindi sia dal punto di vista educativo, nelle unità c'è sempre una donna e un uomo, sia diciamo in tutti i ruoli, quelli di gestione poi delle strutture, c'è sempre una donna e un uomo. E un po' come fossero i presidenti della Repubblica, diciamo ci sono la capoguida e il capo scout, che hanno di fatto un ruolo di garanzia rispetto a quelli che sono i valori che l'associazione nazionale porta avanti. Aggiungerei, solo per far capire un po' come siamo strutturati, che tutte le nostre decisioni non arrivano da un direttivo, ma arrivano da delle assemblee. E quindi abbiamo una specie di Parlamento che si chiama Consiglio Generale e delle assemblee regionali che decidono le linee politiche dell'associazione e poi dei comitati che le eseguono solo. Okay? Quindi diciamo, questo è un po' l'impianto dell'associazione, che però ha la sua forza in questi gruppi di volontariato. Io li vedo un po' come fossero delle piccole fiammelle di speranza nei territori, cioè un periodo in cui, storico questo, in cui non ci sono grandi falò di speranza, cioè se uno si guarda in giro ha difficoltà a trovare dei riferimenti, ci sono, naturalmente, non so, il Don Luigi Ciotto, il Presidente della Repubblica, cioè, quindi esistono dei luoghi che uno guarda e che infondono speranza, e così ce ne sono vari altri, però non tantissimi. E quindi un po' il ruolo che devono avere adesso, specie le associazioni di volontariato, nella fattispecie nostra sono i gruppi scout, ma insomma è chiaramente un discorso molto più ampio, agire come piccoli focolai di speranza nel territorio che cercano di cambiare il quartiere, che cercano di cambiare il paese, capito? Quindi questa è un po' Certo. l'immagine che ho dell'associazione Agesci. Senti, prima evocavi i valori dell'organizzazione, tra questi c'è senz'altro la solidarietà. Ti chiederei una riflessione su cosa vuol dire essere solidali in un momento in cui facciamo fatica anche solo ad abbracciarsi, a avvicinarci, perché questo ci è impedito per ovvi motivi. Però dall'altra parte ci siamo resi conto che senza la solidarietà questo paese, tutto il mondo sostanzialmente si bloccava. Quindi dobbiamo un po' rivedere questo termine che non è solo per persone buone, ma dovrebbe un po', credo, tracciare la nostra vita o dovrebbe da qui in avanti. Guarda, allora io credo fortemente, così come proprio assunto di vita, che il mondo noi lo cambiamo su due principi.
principio di fraternità e il principio di reciprocità. Dietro, naturalmente, ci sta proprio il discorso della solidarietà, no? Allora, la fratellanza e quindi la fraternità, diciamo, è, se vogliamo, il livello ancora più evoluto di solidarietà, nel senso che il termine solidarietà mira a cercare di aiutare le persone che sono più in difficoltà, no? E il principio di fratellanza permette addirittura invece di essere, diciamo, disuguali tra gli uguali, cioè mentre la solidarietà mira a far sì che a rendere i disuguali uguali, no? La fratellanza si spinge ancora un po' più in là, cioè il fatto che nel momento in cui c'è fraternità è possibile anche che le persone abbiano cose diverse, ma le accettano in maniera più profonda e più benevola. Quindi non è solo che chi ha di più dà chi ha di meno, ma in una certa misura anche chi ha di meno dona. Cioè, e dal punto di vista del donare, quindi c'è una pari dignità. Questo è l'aspetto fondamentale, cioè quello che qualifica la solidarietà. Ossia, non è qualcosa che io sono sfortunato perché ho perso il lavoro, eccetera, e ricevo qualcosa, ma è di più. Io ricevo, ma anche dono, no? Allora, quando uno riesce a stabilire questo rapporto duplice, questo è il rapporto più efficace. Cosa vuol dire? Lo dico per esempio pensando al ruolo dei giovani che possono avere adesso nella ripresa. Non è solo puoi uscire di casa, puoi tornare a socializzare, possiamo tornare, ma deve esserci di più, cioè deve esserci, tu esci di casa, ma come puoi contribuire a migliorare la società? Come puoi contribuire a costruire qualcosa? Allora ecco che in quest'ottica in cui io ricevo dei servizi, perché c'è un volontario o qualcuno che mi aiuta a fare delle attività, a uscire, ma allo stesso tempo quello che io faccio serve agli altri, no? Quindi agisco sono anche dall'altra parte, non sono la solidarietà, ecco, c'è questa reciprocità che è quella che fa sì che dà la dignità, ok? E un po' è come la differenza tra reciprocità e redistribuzione, cioè la redistribuzione è che c'è qualcuno che ha qualcosa e la distribuisce, invece la reciprocità è che magari io ti darò di più e tu mi darai di meno, però abbiamo la stessa dignità di fondo, e questo, cioè, e quando c'è questo nella solidarietà, questo è quello che fa sì che ad esempio anche l'integrazione, per esempio, no? Se pensiamo diventa una cosa ovvia e spontanea, perché io non ti sto accettando, non ti do la mensa, eccetera, ma io ti sto anche chiedendo, e quindi in questo siamo corresponsabili di quello che costruiamo. È un riconoscimento reciproco, se posso aggiungere. Senti, un altro dei cardini, credo, dello scautismo o delle attività è quello di partecipare, la partecipazione, cioè essere presenti nella società facendo appunto la propria parte. Anche in questo caso mi sembra che questo sia un periodo in cui la partecipazione, ancorché vincolata, sta avendo, come dire, una certa rivincita, cioè ci stiamo rendendo conto che ciascuno deve proprio fare la propria parte. Intanto, se ne stiamo stati tutti a casa, certamente a tutela della nostra salute, ma anche a tutela della salute altrui, quindi in qualche modo abbiamo contribuito al benessere della comunità. Ma forse abbiamo un po' riscoperto, come gli scout insegnano da decenni, che appunto una comunità è fatta di persone che partecipano e che in qualche modo mettono le loro competenze a disposizione degli altri, come dicevi poco fa anche tu, anche col dono, cioè in maniera del tutto gratuita e senza, come dire, senza volerne avere degli interessi diretti. Sì, guarda, diciamo che un po' lo spirito di fondo per come nasce lo scautismo è che Baden-Powell ha pensato, pensando all'Inghilterra del suo periodo, a prendere dei ragazzi dalla strada, quindi persone che non avevano prospettive di futuro particolari, e dire come invece li aiuto a diventare dei buoni cittadini. E in testa, come buon cittadino, non c'aveva un concetto astratto, c'aveva l'idea che quello fa il meccanico, acquisisce delle competenze, l'altro diventa il panettiere, no? Quindi
diciamo, persone che aiutano la società a svilupparsi. Quindi il concetto di partecipazione non è un concetto astratto in cui uno decide solo delle linee politiche in cui si attua, no. È qualcosa di molto concreto, cioè basato sul fare, ossia sul fatto che ci sono delle strategie che però anche diventano realtà, vengono attuate. Quindi la partecipazione dal punto di vista del territorio si attua, ad esempio, nell'ottica degli scout, ma anche per quel che riguarda molte associazioni del terzo settore, nel fare servizio alla comunità, cioè di essere agenti di cambiamento all'interno della propria comunità. Quindi la partecipazione è anche capacità di trasformazione, no? E di riuscire a incidere in un territorio, quindi a fare una lettura di quella che è la situazione attuale, per cui in questo momento ovviamente è chiaro che va tutto riletto, perché diciamo, la situazione è profondamente trasformata, capire quali sono le azioni, e quindi il metodo, così noi lo chiamiamo quello dello scouting, no? Cioè quello di osservare la situazione, quindi di fare la lettura, no? E di dedurre le azioni da portare e di agire. Cioè l'azione è parte sostanziale del modo in cui uno partecipa, certo, e si integra nel proprio territorio. Senti, mi hai stimolato un'ulteriore domanda e riflessione e del ruolo dell'educazione in tutto questo. Mi pare che anche tu abbia dichiarato che vuole essere il cuore del mandato quadriennale, se non ricordo male, come capo scout, ma più in generale questo momento occorre una volta in cui se c'è qualcuno che sta subendo la situazione sono proprio le persone, i bambini, i ragazzi che non vanno a scuola e che quindi sono deprivati di un momento formativo da cittadini, ma oltre appunto che il momento in cui si imparano delle nozioni. Come facciamo a far riportare l'educazione al centro della nostra vita sociale e non tanto appunto per insegnare la matematica o la fisica o l'italiano ai ragazzi, ma proprio per condurli, ecco, verso la loro essenza di cittadine e cittadini. Allora, questa è una questione fondamentale ed è una delle sfide dei prossimi anni per la nostra società. Perché è evidente che adesso noi stiamo vivendo appieno un'emergenza che è stata prima sanitaria, adesso diventa economica, ok? C'è molte, certo, persone che non hanno il lavoro. A questo sempre segue un'emergenza educativa, culturale, sempre. Quindi noi dobbiamo pensare che nei prossimi anni come paese dobbiamo investire molto rispetto all'educazione, che come hai detto tu non è istruzione. E anche qui, ad esempio, rispetto al ruolo della scuola ci sarebbe molto da dire, non deve essere, diciamo, non possiamo pensare di spostarla troppo dal punto di vista di qualcosa che istruisce e basta. Certo. La scuola italiana ha avuto storicamente un ruolo fondamentale nell'educazione e nelle esperienze che uno vive. Chiaramente, diciamo, dato il momento storico, le associazioni, insomma, del terzo settore, il volontariato, ancora più in generale, avranno probabilmente un ruolo ancora più importante per il paese, no? E quindi da un lato è fondamentale che ci siano delle politiche da parte del governo che siano d'aiuto e di sostegno reale per chi decide di impegnarsi come volontario. Dall'altro è fondamentale anche che i volontari questa responsabilità se la prendano. Cioè il fatto che l'Italia è un paese che è molto sostenuto dal volontariato e sia, diciamo, chiama ad avere dei diritti rispetto a quello che si può chiedere al governo, sia però chiama dei doveri. Quindi da un lato io ti chiedo, dall'altro io mi impegno. E impegnarsi adesso significa, per esempio, trovare delle nuove strategie per aiutare la ripresa del paese. Okay. Quindi questa idea che l'educazione sarà centrale, cioè che noi cambiamo il mondo attraverso l'educazione dei giovani, ecco, questo è lo scenario più favorevole possibile per il futuro. Ottimo. E educazione poi vuol dire invitare le persone a essere corresponsabili, a costruire il proprio destino. Per esempio, educare, così per aggiungere una riflessione,
significa anche, soprattutto oggi, aiutare i giovani a rileggere la propria vita e a cercare il senso. Cioè, è un momento storico in cui e il coronavirus ci ha aiutato a riflettere su questo punto. È una società basata sul fare, senza rileggere quello che viene fatto. No, Bauman scriveva che tutte queste azioni continue che le persone fanno danno un senso di amnesia rispetto ai problemi del reale. Certo. E questa è una sorta di felicità dell'uomo di oggi. No? E non penso ai problemi, però quando uno si ferma, rallenta, pensa, a quel punto molti si trovano soli a fronteggiare dei problemi. No? E invece, ecco, quello che ci vuole è soprattutto aiutare i giovani a dire: sta succedendo questo, cosa significa per la mia vita, come lo contestualizzo, faccio il punto della situazione e proseguo. Per questo il periodo di coronavirus per qualcuno è potuto servire proprio a dire: mi fermo un attimo. Io lo dico in personali, perché uno è abituato che prende un aereo, va dall'altra parte del mondo, fa una cosa, prende, torna, fai la spesa, arrivi a casa. Tutto, diciamo, vite incastrate tra 2000 impegni e il momento di stop, al di là di tutti i difetti che ha avuto, molte persone hanno potuto invece osservare che è servito un attimo per riequilibrare certe parti della famiglia, per vivere certi momenti con tempi più lenti, perché lasciare i negozi chiusi la domenica, e così mi permetto di dire parere personale, stavano anche bene chiusi. Certo. Okay? Ecco, quindi il fatto che forse riusciamo a essere una società migliore se su certe cose anche rallentiamo. Senti, un po' più prosaicamente ti faccio quest'ultima domanda. Se uno pensa alla vita dello scautismo, pensa a una vita sociale, pensa ai campi, l'uscire nella natura, stare tutti insieme, condividere una tenda, mangiare insieme, eccetera, eccetera. Ora, questa cosa è evidente che, almeno per un po', dovrà cambiare. Non so come l'affrontate e se, non dico trovate un'alternativa, ma se sarete in grado di declinare questa socialità fortissima, che direi fa parte della vita dell'immaginario scout, in un altro tipo di socialità, anche per prenderne esempio rispetto a tutto il resto, insomma, quello che potremmo fare noi anche andando in vacanza quest'estate, eccetera. Guarda, allora, io credo molto che quando uno si pone davanti al futuro, no? Così semplifico un po' il modello, però è bene che abbia un doppio sguardo. Allora, uno sguardo è come quando si cammina in montagna, no? Allora, uno sguardo deve essere sempre nelle immediate vicinanze per capire come superare gli ostacoli che hai di fronte, no? Però un altro ostacolo è verso l'orizzonte per capire le prospettive future, quello che vedi più là, dove vuoi arrivare, no? Quindi in questo modo, anche camminando, insomma, ti gusti un po' il sogno. Allora io direi che, guardando la prospettiva del futuro, a me sembra una prospettiva molto positiva. In realtà, molto positiva, perché è una situazione in cui è vero che abbiamo usato la quarantena, che è un metodo di secoli fa per fronteggiare la malattia, no? Pur condividendo poi tecnologie molto avanzate, però noi siamo certi che troveremo un vaccino, che troveremo una cura. È solo questione di tempo. Quindi diciamo che l'orizzonte è quello di non solo tornare a fare le cose che facciamo prima, ma anche di farlo con una consapevolezza diversa. Perché il fatto che abbiamo sperimentato, i giovani hanno sperimentato cosa vuol dire avere dei limiti, il limite fa nascere il desiderio, no? Il desiderio poi è il motore di cambiamento. Quindi uno, quello che dava per ovvio, esco fuori e vado in giro con gli amici nel bosco, non lo poteva fare, neanche nel parco della città. Quindi questo ridarà un nuovo stimolo, secondo me, nel rapporto con la natura, nel rapporto, nelle relazioni con gli altri, eccetera. Poi c'è invece lo sguardo più corto, quello ai problemi che adesso andremo a fronteggiare con la ripresa, e chiaramente qui noi dobbiamo pensare a mettere in atto, e lo stiamo facendo con con un dibattito molto, molto acceso, vivo, certo, su quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare, ovviamente nel rispetto della legge, che poi i decreti, insomma, si susseguono, le indicazioni sono varie, però noi dobbiamo cercare di collocarci in totale sicurezza a fare il massimo possibile. Al momento, ad oggi,
La situazione è che allora dormire fuori in tenda, in gruppo, chiaramente questo non è possibile, è possibile fare alcune attività. E nell'ambito delle alcune attività che possiamo fare, noi le faremo. Quindi stiamo costruendo una serie di documenti per dare un'indicazione ai volontari quali attività è possibile fare. Magari possono essere, so, più giorni consecutivi in cui però dormi a casa. Okay. Ovviamente con i numeri previsti dalla legge, con tutte le distanziamenti del caso. Esatto, perché insomma, ovviamente un'opera nella legge senza voler rischiare cose inutili, perché è una questione di responsabilità prima di tutto. Però diciamo la responsabilità è anche fare le cose, no? Quindi non è la cosa più semplice è mettere muri, paletti e dire non possiamo. Ecco, e non è questo la nostra volontà è di dire ci proviamo stando attenti alla situazione. La responsabilità è fare le cose. Grazie davvero Fabrizio Coccetti, ribadisco, capo scout d'Italia, incidentalmente fisico ricercatore al Centro Enrico Fermi di Roma. Grazie per essere stato con noi. Buona strada, come si dice in questi casi, ci vedremo spero presto dal vivo. Grazie a te, buona strada.